vi ringrazio che siete venuti insomma, no, a questa bellissima iniziativa e si è voluto, che è stata organizzata all'inizio con un prologo e poi negli ultimi anni il Circolo Navarca in collaborazione con un prologo locale ma anche con il comune di Aiello, abbiamo qua il nostro sindaco Roberto Festa che poi porterà i suoi saluti, abbiamo organizzato sì la festa delle meridiane ma insieme anche con delle iniziative popolari come la passeggiata che è partita poco fa, la passeggiata naturalistica o come i giochi di una volta che faremo dopo pranzo o i mercatini che avete visto qui nel cortile. Il concerto che faremo anche questa sera, insomma un bel corollario insieme alle iniziative mnemoniche che rendono questa festa di interesse non solo per gli specialisti ma anche per tutte le persone e questo ci fa molto molto piacere. Infatti, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma non solo, Aiello è ben conosciuto e quindi ha si è guadagnato questa caratteristica come il paese delle meridiane. Allora, ogni anno facciamo questa conferenza invitando sempre delle persone diverse e quest'anno bene quattro persone sono venute anche da molto lontano, ma devo dire che da lontano sono venute diverse persone. Abbiamo il gruppo nuovo, che poi ne parleremo, di Mnemonica Trevigiana, non so se si può dire l'associazione di Mnemonica Trevigiana che è nata proprio quest'anno ed è un gruppo ben definito che arriva da diverse località della zona di Treviso. Il più lontano penso che arrivi da San Benzan ed è Luigi Ghia con la barba, dov'è? Non c'è, è in giro, no? È probabilmente in giro, ma poi arriva da Torino, dei signori da Brescia, so che c'è un signore anche dalle Marche, che viene, diversi mnemonisti qua della nostra regione, abbiamo qua davanti il veterano triestino Paolo Alberi, insomma noi abbiamo fatto anche tante collaborazioni insieme, insomma una bella cosa, io vi dico veramente grazie che siate qua presenti insieme al paese di Aiello per questa iniziativa come il paese delle meridiane. Bene, allora fatta questa breve presentazione aggiungo ancora una cosa riguardante le meridiane, quest'anno sono quattro le meridiane, abbiamo la meridiana numero 1 che è stata progettata da Cesare Lucarini di Roma, abbiamo la meridiana numero 2 che è stata dipinta da Ivan Ceschin di Colfosco di Susegana, mentre la prima è stata fatta qui da Samuele Busette come fabbro qui di Aiello. Abbiamo una terza meridiana realizzata da Orlando Zorzenon sulla cabina elettrica, che poi non è una, è un complesso mnemonico di quattro meridiane qui di Strassordo, e una quarta meridiana con l'autore Duilio Pignolin di Ioannis, che è la frazione di Aiello, e questa si trova nella frazione proprio di Ioannis. E quindi quattro belle opere che nel pomeriggio le inaugureremo e presenteremo l'autore e la descrizione anche dell'opera. Quindi anche quest'anno diciamo che ce l'abbiamo fatta, non è tanto semplice, ma comunque c'è un concorso e chi parteciperà oggi pomeriggio riceverà una scheda per dare il voto ad ogni meridiana e che vale questo voto il 25% come peso, un altro 25% è dato tramite internet, già da 10 giorni è aperto il concorso, quindi fino a mezzogiorno di oggi tutti possono votare collegandosi al nostro sito, che è molto molto semplice, ilpaesedellemeridiane.com, e lì si trova delle schede per la votazione, è una cosa molto facile da fare. E poi invece il 50% del suo peso è stato dato da una commissione di
esperti, abbiamo due architetti, un insegnante, una pittrice, un astrofilo, un fotografo, che hanno già dato il loro voto. Quindi abbiamo questi tre voti che mi si metteranno insieme con dei coefficienti riduttivi dove serve per eleggere oggi pomeriggio la meridiana di Agnello 2023. Ecco, mi premeva anche accennare a questo fatto che ritengo importante, che così si coinvolge anche tanta gente, volendo anche da lontano, anche da, abbiamo ricevuto negli anni scorsi anche voti dall'Austria, e quindi questo fa molto piacere.